L'azienda e le sue risorse. L'azienda è un'organizzazione di beni e persone che svolge un'attività economica. A seconda degli obiettivi che vogliono raggiungere, distinguiamo le aziende in aziende profit, dette anche imprese aventi l'utile come fine, e aziende non profit, come le aziende della pubblica amministrazione, le aziende che operano nel sociale, nell'educazione, in ambito artistico-culturale, ambientale e sportivo. Un'azienda può svolgere un'attività di produzione diretta, trasformando delle materie e assemblando dei componenti o fornendo dei servizi, oppure un'attività di produzione indiretta, conservando e distribuendo merci. Le aziende profit-oriented, a seconda del settore di attività in cui operano, possono essere distinte in agricole, industriali, commerciali al dettaglio o all'ingrosso, di servizi. Lo svolgimento di un'attività aziendale comporta diritti e obblighi che devono essere riferiti a un soggetto giuridico. Nelle imprese individuali, il soggetto giuridico è una persona fisica, nelle società di persone è un insieme di soci e nelle società di capitali e nelle società cooperative una persona giuridica. Il soggetto economico, invece, è la persona o l'insieme di persone che controllano l'azienda e che prendono le principali decisioni sulla sua gestione. L'imprenditore è il soggetto responsabile dell'attività aziendale, costituisce l'azienda apportando denaro e beni e si occupa dell'organizzazione e della gestione. Collaborano con l'imprenditore, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. L'imprenditore o i soci, i lavoratori dipendenti, i fornitori, i clienti, le banche e la pubblica amministrazione rappresentano gli stakeholder, vale a dire i soggetti che stabiliscono una relazione con l'azienda. Le attività aziendali che prestano caratteristiche simili e obiettivi comuni sono raggruppate in funzioni. Le funzioni all'interno dell'azienda possono essere primarie, di supporto alle primarie e infrastrutturali, e ognuna di esse deve avere un responsabile.